Questo è Marco Bonora, sarà il futuro allenatore della prossima stagione e speriamo non solo della prossima stagione. Speriamo di costruire qualcosa di buono insieme. Adesso non ti voglio dire che meglio di l'anno scorso, è possibile, quindi, però è un'altra categoria. Però io sono convinto, lui è punta sui giovani, noi, la nostra filosofia dovrebbe essere questa e quindi sono convinto di far bene con lui. Mister, insomma, la sfida è lanciata, lei l'ha raccolta, è una categoria superiore, difficile in un certo senso, cosa pensi? Difficile ma affascinante allo stesso tempo, quindi la società chiaramente ringrazio oggi il primo giorno che sono qui, quindi ringrazio il Presidente, il Bastia che mi sta dando questa grande opportunità. Come ha detto il Presidente sarà un anno difficile ma speriamo non troppo, però ripeto, sarà una squadra giovane ma allo stesso tempo deve essere una squadra che consapevole del campionato che andiamo a affrontare, che non è l'eccellenza chiaramente, e quindi non essere giocatori che sposano la causa, perché chiaramente non essere giocatori determinati, capire quello che è la categoria e capire che ci sarà da soffrire anche, speriamo il meno possibile. E però ecco, io vengo da 2 anni dove sulla carta ho dovuto sempre tribolare sia all'AMA che alla Subbasi, quindi bisogna lavorare sul campo, dico sempre che i giocatori è vero che fanno la differenza, però penso che il lavoro e il gruppo la faccia di più, ecco. Ecco, evidentemente l'ha già spiegato il Presidente, forse è già la forza di questo Bastia puntare sui giovani, no? E puntare soprattutto su giocatori del territorio, la sua stessa filosofia l'ha sposata anche lei. Sì, è chiaro che io sono d'accordo con la società, quindi se non sarei qua, quindi chiaramente sposo in pieno quello che ha detto la società, è chiaro che bisogna avere pazienza dopo, perché con i giovani è vero che bisogna cercare di giocare con i giovani, però devono anche meritarselo, devono capire che la difficoltà c'è, però, e quindi i risultati chiaramente bisogna anche saperli aspettare, quindi se chiaramente verranno risultati magari negativi, speriamo il meno possibile, bisogna anche pazientare, dare la possibilità ai giovani di sbagliare, che è quello che in Italia molte volte non si fa, diciamo. E niente, quindi con i ragazzi del territorio, chiaramente anche quelli un po' più grandi, cercheremo di prendere il meglio di quello che è possibile prendere, ecco. Dopo se ci sarà l'opportunità di prendere uno o due di fuori, adesso non lo so, però l'idea è quella di partire con i giocatori del posto, ecco. Ma c'è, Presidente, la possibilità di prendere uno o due di fuori, come ha detto il mister? Vediamo adesso, assolutamente, prima guardiamoci dentro e vediamo qui vicino a noi quello che è. Poi non può dire mai a nessuna cosa, quindi però proviamo a... Prima ci vediamo intorno, ci guardiamo intorno più vicino, poi vediamo. Lei, Presidente, non è più solo in compagine, no? Mi pare di aver capito parlando, giusto? No, ma non parlo di persone, parlo di imprenditoria. No, a me stanno, ma mi hanno dato sempre una mano, anche quando dicevano che ero solo, e io solo faccio poco, quindi mi hanno dato sempre una mano tutti quanti, assolutamente, poi piccola, grande che sia, qualcuno più piccolo, qualcuno più grande, però non mi hanno mai lasciato solo, perché sennò qui non saremmo qua, assolutamente, non ho la capacità per fare questa cosa da solo, assolutamente, quindi mi hanno comunque dato sempre una mano tutto il paese, e poi adesso speriamo ancora di più, però devo dire la verità che assolutamente non mi sento solo.